Buonasera, benvenuti a Foyer, la nostra rubrica dedicata al teatro. Oggi andiamo al Teatro Vittoria per presentare la stagione 2014 e 2015, 2014-2015 ovviamente. Lo facciamo insieme a Claudia Crisafio, ciao, Ciao Armando. bentornata a Foyer, Grazie. e a Stefano Messina. Eccoci qui di nuovo. E allora Stefano, una ricca carrellata anche quest'anno, qual è il filo conduttore però di questa stagione? Beh, il filo conduttore è sicuramente come dire, andare a teatro, divertirsi in modo intelligente. Quindi un cartellone molto vario, un cartellone adatto, diciamo, un po' a tutta la famiglia, perché abbiamo spettacoli di vario genere, dalle nostre produzioni, di cui poi ne riparleremo, alcune sono delle riprese, e poi grandi personaggi del mondo dello spettacolo, da Alessandro Bergonzoni a Paolo Rossi, partiamo con Monica Guerritore, Simone Cristicchi. Quindi un cartellone, e poi abbiamo tutta una sezione dedicata al teatro un po' più fisico, no? Dalla Banda Osiris, con questo folle gruppo musicale, Gli Occhi Doc, abbiamo il Circo e il Grito, poi c'è Tesei, che è questo illusionista che entra nelle menti degli spettatori, e quindi è un cartellone ricchissimo E di. allora Stefano, ti fermo un attimo, così prima di entrare nel dettaglio di tutti i vari spettacoli, seguiamo insieme questo servizio, così ci facciamo Perfetto. un'idea e vediamo anche qualche immagine. Monica Guerritore, Pier Giorgio Di Freddi, Alessandro Bergonzoni, Paolo Rossi e Simone Cristicchi saranno tra i protagonisti della stagione 2014-2015 del Teatro Vittoria, ma anche volti nuovi per lo spazio culturale di Piazza Santa Maria Liberatrice, come Claudio Joè, e pilastri della prosa come Ivano Marescotti. Ovviamente poi non può mancare la storica compagnia del teatro, gli attori e tecnici che proporranno il nuovo spettacolo dedicato al giudice Falcone. Per questo mi chiamo Giovanni e i grandi classici Rumori fuori scena e La tela del ragno. Riprendiamo di nuovo Rumori fuori scena perché l'anno scorso ha avuto un successo strepitoso, ce l'hanno richiesto. Beh, è uno spettacolo straordinario, quindi noi lo teniamo sempre pronto per ogni evenienza. Poi durante le feste di Natale e Capodanno rifacciamo La tela del ragno di Agatha Christie. Il giornalista Federico Rampini tornerà sul palco del Vittoria per spiegarci l'economia attraverso i Beatles, mentre Monica Guerritore e Giovanni Nuti metteranno in musica le parole della poetessa Alda Merini. È veramente la somma di quello che è la potenza e la forza femminile per quanto riguarda la creatività, la passione, la sensualità, l'amore, le luci, i gioielli, la follia, cioè tutto in lei, c'è tutto, e per me interpretarla con le musiche di Giovanni e con la voce di Giovanni è una cosa che l'ho sentita proprio come esperienza quando abbiamo fatto il Trianon e le altre due anteprime, i primi concerti. Travolgente. Gli spettacoli debutteranno al giovedì, mentre le repliche del martedì inizieranno alle 20. Simone Cristicchi, attraverso Magazzino 18, ci farà riscoprire una pagina straziante della nostra storia, l'esodo degli istriani verso la Jugoslavia. Siamo qui al Vittoria perché in qualche modo è continuare un percorso che ho fatto insieme a questo pubblico, iniziato proprio quest'anno con Mio nonno è morto in guerra, un lavoro sulla memoria della Seconda Guerra Mondiale. E quindi tornare a portare questo terzo capitolo della mia trilogia sulla Seconda Guerra Mondiale, ci è sembrata la scelta più giusta. Magazzino 18 parla di una pagina di storia poco conosciuta, che è l'esodo degli italiani dell'Istria, Fiume e Dalmazia, che all'indomani della Seconda Guerra Mondiale furono costretti ad abbandonare la loro terra, questa regione che venne ceduta come risarcimento di guerra alla Jugoslavia del maresciallo Tito. È quindi uno spettacolo sulla memoria, un teatro civile che però si sposa con la canzone, visto che ci sono 8 brani inediti scritti appunto per questo spettacolo. E sarò da solo in scena, interpreterò tutti i vari personaggi di questa storia molto complicata, molto complessa, ma che abbiamo voluto in qualche modo rendere fruibile, rendere anche divertente per certi versi, per un pubblico che è abituato, come sappiamo, qui al Vittoria, al teatro di narrazioni, al teatro della memoria. Allora, Claudia,
il teatro è ovviamente, no, anche memoria della nostra vita, ma anche un'opportunità per riflettere sulle difficoltà di questo periodo storico. Beh, sì, assolutamente. Se riusciamo come obiettivo di uno spettacolo o di una stagione, come in questo caso teatrale, a far riflettere il pubblico, penso che sia una delle cose migliori che possa fare un teatro, quindi ben venga. Stefano, proprio a proposito di riflessioni, insomma, vogliamo parlare di uno spettacolo importante che ti vede in scena insieme a tuo figlio. Sì, per questo mi chiamo Giovanni, che è un romanzo bellissimo di Luigi Garlando che lessi qualche tempo fa, me ne innamorai e ho chiesto a Gianni Clementi, una delle penne più proficue e straordinarie del panorama teatrale italiano, di mettermelo in scena, di drammatizzare questo romanzo. Ne è uscito fuori un bellissimo spettacolo, appunto, dove debutta mio figlio Pietro. E di età a 12 anni. E appunto il padre che racconta a un figlio che cos'è la mafia, dove si annida e come si può sconfiggerla, e soprattutto che per sconfiggerla non bisogna aspettare di essere grandi, ma si può e si deve fare anche da piccoli, da bambini. Nella classe dove c'è Giovanni, appunto, avviene un fatto di bullismo, una violenza, un episodio di sopraffazione, per cui questo fa scattare al padre raccontare appunto la storia di Giovanni Falcone e spiegare perché questo bambino si chiama Giovanni. Si chiama Giovanni perché nasce il giorno della strage di Capaci, quindi come atto di ribellione a questo episodio il padre decide di chiamarlo Giovanni e di non pagare più il pizzo alla mafia. E da questo poi nasce questa vicenda che viene narrata, emozionante, divertente, dove è uno spettacolo in realtà nato per i ragazzi, per le mattinée, quindi dai 10 anni in su. Lo spettacolo è venuto talmente bene che abbiamo deciso, la direttrice artistica Viviana Toniola ha deciso di metterlo in scena in stagione, quindi in abbonamento in quella che è la stagione, diciamo, principale, proprio perché crediamo moltissimo in questo spettacolo. E tuo figlio cosa pensa di Giovanni Falcone? Beh, sicuramente, insomma, ha dovuto studiare, insomma, queste cose non si fanno a storia, no? A scuola, però insomma ha studiato e conosce benissimo questa vicenda e conosce anche un po' quello che c'è intorno, e quindi credo che sia, insomma, fondamentale. Io poi, insomma, quando si fa teatro, quando si affronta un testo, si studia è anche, no, perché si va a conoscere qualcosa di cui non ne siamo a conoscenza e decidiamo di trasmetterlo agli altri. Questo, insomma, l'intento di questo spettacolo è proprio di siccome è stato emozionante leggerlo, ho detto io voglio trasmettere a più pubblico possibile questa emozione, faccio questo mestiere e voglio metterlo in scena, e quindi sono molto contento di questo risultato. Volevo solo aggiungere che se no la gente può spaventarsi, però riflettere non è necessariamente una cosa seria, cioè una riflessione su qualcosa. Andare a teatro, divertirsi, però uscire arricchiti di qualcosa appunto che non conosciamo o qualcosa che conosciamo però che ci facciamo tornare alla memoria, no? Risvegliamo reminiscenze. Credo che sia, questa è la riflessione, ma la riflessione può avvenire anche, e a questo avviene sicuramente in questo cartellone del Teatro Vittoria, anche con divertimento, con ironia, ma non perché vogliamo pubblicizzare un cartellone dove per forza si deve ridere. Non avere un però la riflessione non è passivo nei confronti della vita. La riflessione non è un momento di serietà per cui ci mettiamo lì così a riflettere, cioè non dobbiamo pensare per forza a Giacomo Leopardi, no? Possiamo pensare anche a Giorgio Gaber. Perché no, assolutamente. Claudia, invece tu in scena con due grandi classici, come ad esempio La tela del ragno e Rumori fuori scena. Sì. Insomma, brevemente possiamo raccontare le trame di questi due spettacoli. Sì, allora, Rumori fuori scena è un grande classico della compagnia Attori e Tecnici, della quale faccio parte da ormai circa 4 anni. Sono felicissima di farlo perché
È un testo che sono 31 anni con grande successo che la compagnia porta avanti e che viene sempre richiesto sia da chi l'ha già visto, da chi non l'ha visto. E siamo arrivati ormai, io non personalmente, ma questo spettacolo è arrivato a quasi 10.000 repliche se non sbaglio, quindi è un grande successo e verrà fatto al Teatro Vittoria dal 27 novembre al 14 dicembre ed è la storia di una compagnia che cerca di mettere in scena uno spettacolo con le varie vicissitudini dei suoi attori e del regista disperato dietro a loro e ci saranno varie trasformazioni quando poi lo spettacolo andrà in tournée. Le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Sì, no? Sì. E l'altro testo invece della compagnia che porteremo in scena sempre al Teatro Vittoria sarà La tela del ragno, che è un secondo spettacolo di Agatha Christie, quindi continua il sodalizio della compagnia con questa autrice. Tuo personaggio in questo spettacolo? In questo spettacolo è Clarissa, io sono innamorata di Clarissa perché è un personaggio molto divertente ma soprattutto pieno di tante sfaccettature. È una donna spiritosa, allegra, brillante, bugiarda allo stesso tempo, innamorata, ha voglia di mettersi al centro dell'attenzione ma fa tanti danni, quindi è un personaggio che mi ha dato e continua a dare la possibilità di toccare tante corde. Stefano, è importante anche sottolineare come il Teatro Vittoria abbia questo gruppo di lavoro da tantissimo tempo, questa compagnia, attori e tecnici. Ormai purtroppo è un unicum in Italia, se vogliamo, perché è sempre più difficile fare teatro. Sì, insomma, è sempre più difficile, lo avvertiamo sulla nostra pelle anno dopo anno, è più difficile perché fondamentalmente il nostro sistema teatrale italiano è un teatro di giro e quindi è un teatro che ha bisogno proprio per sopravvivere di girare. Le tournée sono sempre più brevi perché gli enti locali non hanno fondi e quindi noi riusciamo in qualche modo a rimanere ancora a galla tanto per il grosso impegno che ci mettiamo, impegno e la grande fatica, insieme alla grande passione, però c'è anche una grande fatica. E poi perché appunto avendo un nostro teatro riusciamo come uno spettacolo, come Rumori fuori scena, appunto come dice il proverbio, già che abbiamo fatto 30, facciamo 31, quest'anno è il 31esimo anno, riusciamo a riproporlo, altrimenti nel sistema teatrale italiano noi non avremmo potuto replicare per tutti questi anni uno spettacolo come Rumori fuori scena, ma neanche come Trappola per topi, che ha fatto 3-4 anni a Roma. Insomma, perché è un sistema diverso che credo stia lentamente cambiando, quindi credo che... Si vedono sempre più monologhi purtroppo a teatro, no? Bellissimi sì, monologhi, no, insomma, è vero, è più difficile, è più difficile trovare genere. Una compagnia come la compagnia di prosa, diciamo, è proprio l'elemento più in crisi nel teatro, la compagnia di prosa, che è un po' il nostro tipo di teatro. Noi facciamo prosa, viaggiamo sempre con 8-9 attori, questo implica un grande sforzo economico per spostarsi da una città all'altra e quindi in un momento di crisi come questo, dove mancano i soldi, mancano i fondi, chiaramente si fa più fatica. Claudia, poi no, i grandi classici sono sempre attuali e vanno riproposti perché poi a seconda dei periodi storici possono toccare più un significato piuttosto che un altro, ovviamente, no? E comunque ci insegnano sempre qualcosa. La realtà del Vittoria è una realtà importante anche per il quartiere dove va a incidere il teatro, insomma, siete un punto di riferimento culturale, anche un punto di aggregazione, se vogliamo. Sì, infatti il teatro comunque ha cambiato abbastanza, direi, l'assetto del quartiere, è una realtà culturale che inevitabilmente porta a una trasformazione culturale, sia a livello di persone che vengono e sia a livello della gente. Si confrontano sugli spettacoli, magari io l'ho visto, insomma, durante la presentazione stampa, no? Se ne parla, si attende magari più uno spettacolo piuttosto che un altro, insomma, si fa
Se posso aggiungere, sì. Non solo, ma praticamente noi sappiamo dell'andamento dello spettacolo dalle pizzerie, dai ristoranti. Dai bar e dalle pizzerie. Perché quando dopo teatro si va in una pizzeria e il proprietario dice: oh, ma che spettacolo avete preso, che qui non si incassa un euro. Quindi, a parte gli scherzi, però, come dire, la gente che viene a te, in genere poi va a cena fuori, mangiano la pizza. Quindi anche i locali intorno, ristoranti e pizzerie, sentono se uno spettacolo va bene o va male. E quando va bene sono molto contenti. Insomma, e allora veniamo agli spettacoli. Stefano, Claudia, quali sono gli spettacoli che, ovviamente non parlando dei vostri, attendete maggiormente? Guarda, io credo che quando si faccia un cartellone, poi siccome quest'anno le proposte sono state moltissime che ci sono arrivate, perché insomma il teatro in questi ultimi anni, contrariamente, sta andando meglio, insomma, no? Ma un po' il teatro è un po' sempre contrario ai momenti di crisi. Va il teatro va sempre in controtendenza, forse perché la gente vuole trovare, insomma, delle cose autentiche, siccome questo il teatro in generale lo dà. Quindi, avendo avuto molte richieste proprio di ospitalità nel cartellone, abbiamo dovuto scegliere, e quindi crediamo che la scelta che sia stata fatta, insomma, questo cartellone racchiuda degli spettacoli di altissimo spessore, di altissimo valore. Quindi, però quello che tu attendi maggiormente, lo spettacolo che insomma... È quello che io attendo maggiormente. Io, come dire, mi auguro sempre che i nostri incassino, spettacoli facciano il record di incassi, primo, secondo e terzo, in qualsiasi ordine, non interessa. Ma poi è sempre un piacere, so, rivedere Alessandro Bergonzoni, che è insomma una macchina da guerra straordinaria, insomma, è un fuoco di fila, di battute, con questo spettacolo Nessi lì è veramente sempre una festa, come lo è con Paolo Rossi, come questa proposta, che sono abitué del nostro teatro, non è un abitué, e questa l'aspettiamo anche perché è l'apertura di stagione, Monica Guerritore con questo concerto, possiamo definire, perché appunto sono le parole che Alda Merini ha pensato per essere canzoni, non poesie. Si parte il 9 ottobre? Si parte il 9 ottobre, quindi è uno spettacolo molto atteso, prima perché è proprio la partenza, no? E secondo perché insomma c'è una grande artista come Monica Guerritore che insomma debutta nel nostro teatro. Claudia? Volevo aggiungere che prima del 9 ottobre noi abbiamo degli appuntamenti dedicati ai giovani che sono importantissimi, perché non ci sono queste occasioni in giro. Io personalmente vengo dalla rassegna Salviamo i Talenti ed è una... Da attrice, esatto, e adesso ci sono gli ultimi due appuntamenti nei prossimi due fine settimana, che sono Una notte a San Giovanni e Piccolo Vagabondo, ed è una rassegna dedicata al teatro compagnie giovani che trovano difficoltà ad andare in scena nei vari teatri. Quindi è una rassegna che poi tra l'altro decreta un vincitore, il vincitore va nella stagione del teatro, una cosa difficile da trovare, e in più c'è anche la rassegna di cortometraggi che c'è sempre tutte le domeniche sera, e credo si concluda ai primi di ottobre, ed è un altro gioco appuntamento che può diventare poi un lavoro, no? Se vogliamo, se poi le premesse ci sono. Succede, quindi. E invece venendo al cartellone? Venendo al cartellone, ritrovo un amico d'accademia che è Giuseppe Tantillo con Claudio Gioè, che fanno questo best friend, che mi ha stupito vederlo in cartellone, sono molto felice di questo, ma anche Ascanio Celestini e tanti altri che ritroveremo. Che faranno parte insomma di questa grande famiglia. E allora, grazie a Stefano Messina, grazie. Claudia Crisafio, io ovviamente vi aspetto qui per i vostri spettacoli, per parlare ovviamente di teatro, insomma, sì, la stagione solo all'inizio. Se posso aggiungere che il Teatro Vittoria è anche una scuola di recitazione per non professionisti, quindi chi vuole venire a divertirsi con noi, scoprire il palcoscenico da dentro, dagli 11 ai 111 anni, aspettiamo tutti. Quest'anno ci sono 6 corsi in programmazione, quindi poi alla fine lo spettacolo verrà fatto sul palcoscenico del Teatro Vittoria, quindi è un momento unico ed emozionante, ci sono moltissime richieste, quindi chi volesse
Sono ancora aperte le iscrizioni alla scuola. Un modo importante, no, per avvicinarsi al teatro. Di essere dall'altra parte della, bene, no? Dall'altra parte della trincea. Grazie, 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 Claudia. Crisafio, vi aspetto qui a Foyer per i prossimi appuntamenti a teatro. È tutto per quanto ci riguarda. Foyer torna lunedì prossimo dopo la pubblicità. Tutte le notizie sul calcio con Calcio News.